cappello, occhiali, mascherina. Si è svolto ieri, domenica 30 maggio, il secondo appuntamento di Green Beach, volontari all'opera sulla spiaggia di Marina di Ginosa per portare a compimento l'opera di pulizia del litorale iniziato qualche domenica fa. Vanessa e Maria Latronico, organizzatrici dell'iniziativa, questa volta hanno voluto fare le cose in grande, coinvolgendo anche le associazioni del territorio, quella dei commercianti e l'Istituto Comprensivo Raffaele Leone. L'iniziativa si è svolta con il patrocinio del comune di Ginosa. Per l'occasione sono state distribuite magliette dell'evento, cappellini e borracce acquistate grazie al supporto di diversi sponsor, tra i quali l'azienda Ecologistic di Ginosa. L'azienda di igiene urbana Tecnoservice ha fornito mastelli, guanti e buste. Buona anche questa volta la partecipazione, con molti bambini al seguito. Niente videogames, niente TV, ma in spiaggia a pulire. Ti piace questa giornata? Sì, mi piace perché aiutiamo il paese a non inquinare. Ma avete trovato tanti rifiuti? Soprattutto plastica e vetro. Ma secondo te perché ci sono tutti questi rifiuti in spiaggia? Perché la gente non sa dove buttarle, le butta in spiaggia così per terra. Cosa ti senti di dire ai grandi che sporcano? Non inquinate. Si è appena conclusa la seconda edizione di Green Beach, siamo particolarmente contenti perché rispetto alla prima edizione c'è stato un grosso aumento della presenza dei bambini, dei più piccoli. E siamo molto felici di questo. Abbiamo migliorato fortemente l'organizzazione, in particolare abbiamo utilizzato questa volta anche dei mastelli che ci hanno aiutato appunto nella raccolta dei rifiuti che abbiamo trovato in spiaggia. E ci auguriamo di migliorare ancora nell'organizzazione dell'evento, ma di sensibilizzare ancora di più la comunità marinese. Parliamo di quello che è stato il percorso oggi, differente dall'altra volta. Sì, allora, come diceva Mary, l'organizzazione di Green Beach è sicuramente migliorata, cresce sempre di più l'evento, cresce la partecipazione e cresce ovviamente sempre di più anche l'entusiasmo da parte di tutti i partecipanti. Questa volta il percorso è stato è un tratto che comprendeva il lido della capannina fino al casello. Abbiamo trovato tantissimi oggetti, tantissimi rifiuti ovviamente che abbiamo rimosso. Ci auguriamo appunto che questo sia un segnale sempre maggiore verso una linea più sostenibile, più green, che appunto vogliamo trasmettere soprattutto ai più piccoli. A questo proposito abbiamo coinvolto anche la scuola, che ci ha aiutato comunque nella partecipazione con la partecipazione di tanti bambini e ci auguriamo appunto che tutto possa procedere sempre più verso una linea sicuramente più sostenibile. Allora, ovviamente ci sono un'infinità di ringraziamenti da dover fare. Ovviamente partirei soprattutto con un ringraziamento a Massimiliano Doro, che ha messo a disposizione l'associazione Nettuno TV, affiancandoci in tutta l'organizzazione dell'evento Green Beach e mostrando ovviamente tantissimo interesse e tantissimo entusiasmo. A seguire vorrei fare un ringraziamento alle associazioni Fare Ambiente e alle associazioni dei commercianti Sviluppo e Promozione Marinese, che hanno prontamente accolto l'iniziativa e hanno offerto il loro contributo per l'organizzazione dell'intero evento. Doverosi ovviamente ringraziamenti anche all'azienda Ecologistic per il suo contributo e per la collaborazione. E noi siamo orgogliosissimi della partecipazione di tutte le attività commerciali di Ginosa Marina ovviamente, che hanno mostrato fin dall'inizio un grande interesse, un grande spirito di collaborazione. E a tal proposito vorrei ringraziare il ristorante L'Angolo dei Desideri, il bar 77, il bar Zen Café, il bar Rucarelli, il bar Pascià, il bar della Piazzetta e il Caffè 25, i mini market Ionio Market e tutto Market Pioggia, la farmacia Rizzi, la macelleria Rifugio della Volpe e la cartolibreria Eurogiochi, la ferramenta Elettrofer e Mangimi e Giardini, l'ottica UC, la profumeria Marilyn, la fiorista Ideal Floor, il negozio di abbigliamento e calzature Fantasia, il fornitore di bibite Bibital Sprint, la tipografia Faligraph. E ovviamente anche un ringraziamento particolare al Lido Capannina, che ha messo a disposizione ci ha ospitati oggi. Che ci ha ospitati e che quindi appunto ha dato a disposizione tavolini, insomma tutta una serie di strumenti utili per un'organizzazione migliore di tutto l'evento. Un ringraziamento anche al Comune di Ginosa, che ha patrocinato l'evento, e ci auspichiamo che questo sia soltanto uno dei piccoli passi, dei primi passi verso un miglioramento
cambiamento nell'atteggiamento e di una presa di coscienza da parte di tutti. È stata comunque un'altra bella esperienza questo secondo appuntamento con Green Beach. Abbiamo detto si cresce, no? Di domenica in domenica, poi con Mary e Vanessa di volta in volta cerchiamo sempre di migliorare. È stato bello fare squadra, a differenza della volta scorsa, quest'oggi siamo riusciti a coinvolgere più associazioni, commercianti, questo ci conforta perché significa che un po' tutto il territorio ci tiene a quello che è il nostro patrimonio, patrimonio che poi significa risorsa. La risorsa per un'economia alternativa marina di Ginosa è l'ambiente, sicuramente le nostre meravigliose spiagge e il nostro mare. Quindi, sicuramente organizzeremo più in là nuovi eventi. Che dire, esperienza splendida che consiglio comunque a chiunque, soprattutto per chi ha figli, perché alle nuove generazioni dobbiamo appunto insegnare quello che è il valore dell'ambiente e pulire casa nostra. L'ambiente è casa nostra, la natura è casa nostra, il pianeta è nostro, ci appartiene, quindi non soltanto dentro le mura della nostra casa, ma tutto ciò che c'è intorno. Splendido, splendida giornata, abbiamo fatto un piccolo lavoro e qualcosa. Un piccolo lavoro che, attraverso il quale sono stati raccolti due viaggi, no, del carro, due viaggi di rifiuti. Sì, anche rifiuti abbastanza ingombranti, anche abbastanza pericolosi appunto per l'ambiente e per chi dovesse venirci a contatto. E niente, che dire, per la prossima volta più numerosi, perché è veramente un'esperienza che ci gratifica, fa bene a noi. Grazie ai ragazzi che l'hanno organizzato, veramente ragazzi della nostra comunità, che hanno comunque fatto esperienze all'estero e quindi hanno visto cosa significa avere amore per l'ambiente. Allora, in distribuzione il kit per affrontare questa domenica ecologica. Sì, intanto ringraziamo tutti i partecipanti perché per coerenza sono tornati per continuare la pregevole attività che è stata iniziata nella precedente edizione. L'organizzazione, che io ringrazio personalmente a nome anche di tutta l'amministrazione e del sindaco, ha deciso di omaggiare a tutti i partecipanti un kit che serve anche per evidenziare questa attività, che distingua le persone che si stanno prodigando in tutta questa attività odierna. Quindi un kit che consiste in una borraccia che è finalizzata, insomma, al risparmio della plastica in questa fattispecie, che è una borraccia che è riciclabile. E soprattutto stiamo dando anche un kit per la raccolta differenziata per il vetro, per l'indifferenziato e per la plastica e l'alluminio. Tutto questo poi sarà recuperato dal trattore che si occuperà dell'attività di recupero e poi dello stoccaggio qui nel punto di riunione, per procedere successivamente domani alla raccolta da parte della società che si occupa della Tecnoservice, che ringraziamo anticipatamente perché ha anche fornito i sacchetti e quant'altro serve per la pulizia. Abbiamo pulito la zona dopo la capannina e abbiamo trovato veramente di tutto, dalle numerose imbarcazioni abbandonate a veramente rifiuti di ogni genere e tipo, oltre che purtroppo anche accampamenti di venditori extracomunitari che purtroppo, vivendo in Pineta, lasciano il resto di tutto quello che mangiano, bevono, e quindi abbiamo raccolto veramente numerosi sacchi solo lì. Spero di ripetere questa bellissima esperienza con le ragazze che l'hanno organizzata e con Nettuno, perché veramente ci ha riempito di soddisfazione portare avanti questa bellissima iniziativa. Allora, per me è stato un giorno bellissimo perché mi ha aiutato a stare in contatto con la natura, con il mare, quindi mi ha aiutato anche a staccare un po' dalla vita quotidiana, dal telefono, dai social. Io spero che sia stato un giorno importante per tutti, affinché appunto capiamo l'importanza della natura, ma anche del mare, e soprattutto di stare in contatto con se stessi, con la propria anima, cosa molto importante. Quindi riscoprire se stessi nella natura, a contatto con il mare e respirando, cercando appunto il flusso della vita.